Ragazzi, ma lo sapete che questo 2020 è partito a bomba per il cinema italiano? Diverse pellicole tricolori stanno incassando ben al di sopra della media. Tutto questo proprio da quando è iniziata la mia rubrica del rimpatriato critico. Coincidenza? Tra tanti successi anche il film dei Me contro te, che ha tirato fuori una prima settimana da blockbuster. E leggo in giro per internet tanti che, mamma mia, con quelle cacate dei video che fanno per i bambini quei due. Intanto io al film ci sono andato a vederlo, e voi? E poi scusate, i video per adulti che voi likeate e condividete a decine di migliaia. Vi sembrano tanto meglio? E ovviamente non parlo dei miei, che infatti condividete in una cinquantina. Tanto. No, parlo di tutti gli altri. E non voglio fare i nomi dei colleghi, non mi permettere mai, non è carino. Ma vabbè, parliamo dell'unica nuova uscita italiana della settimana, Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea e Paolo Cortellesi. Due partite, La fisica dell'acqua, maschi contro femmine contro maschi, nessuno mi può giudicare, c'è chi dice no, un boss in salotto, sotto una buona sera, scusate se esisto, meraviglioso boccaccio, gli ultimi saranno ultimi, qualcosa di nuovo, mamma o papà, come un gatto di tangenziale, detective per caso, la Befana viene di notte, ma così ci dice bene. A Cortellesi, 10 anni che sono stato a Parigi, si è fatta più finte che scopate io. Oh, pare vero. Quanti film so? 17. Sa, giochiamo, eh? Il film è stato scritto e avrebbe dovuto essere diretto da Mattia Torre, tra gli autori dell'indimenticabile serie Boris. Ma purtroppo la malattia ce l'ha portato via giovane e ancora con tante cose da raccontarci. Tra l'altro l'idea proviene da un monologo dello stesso Torre, interpretato da Valerio Mastandrea, diventato virale qualche mese fa su internet. Ecco, a proposito, io quel monologo l'avevo trovato piuttosto fiacco e risaputo, ma se faccio addirittura 50 condivisioni a video, un motivo ci sarà. La critica italiana ha accolto positivamente la pellicola, sottolineandone quasi all'unanimità la qualità della scrittura, la capacità dello spaccato sociale del ritratto generazionale, il tutto condito da tante idee surreali. E andiamo a vedere. Video di rito, ragazzi, con biglietto davanti al cinema. Nicola e Sara, già con una bambina, faticano ad arrivare a fine mese. Quando Sara si ritroverà di nuovo incinta, la coppia, andando contro tutti i consigli di amici e parenti, si lancerà nella sfida di allargare la famiglia. Quanto è dura crescere i figli al giorno d'oggi, con la crisi economica, la mancanza del lavoro e le incomprensioni generazionali tra nonni, figli e nipoti. Il film è letteralmente un decalogo a capitoli delle problematiche che determina l'arrivo in famiglia di Pargoli. Con un tono surreale, anche un po' irriverente, il film punta ad una narrazione estremamente ritmata. La suddivisione per capitoli chiarisce sin da subito l'intenzione di tenersi a distanza da un certo format che puzza un po' di YouTube e compagnia virtuale. E la scelta del cast, delle location e anche di nuovo del tono rendono molto tangibile e credibile il problema economico che attanaglia una buona fetta della classe media ad oggi. I tanti monologhi, così come le stranezze surreali, non sono semplici riempitivi che tentano di dare sostanza ad un elenco di strasentiti luoghi comuni sull'argomento, col conseguente gioco facile di identificazione personaggi spettatori. Da Odo Zebra e di trovarsi in una di quelle serate di neogenitori che ti sfasciano i coglioni coi racconti delle loro interessantissime disavventure coi pannolini, biberon e le notti in bianco. No, per niente. Dice Sve, tu c'hai figli, puoi capire. E c'è ragione, proprio io non sono mai manco stato in guerra. Eppure Apocalypse Now mi piace un botto. Sarà stata la signora che proprio alla fila davanti alla mia si è presentata col bambino, le manco 5 anni al cinema, che ha fatto un casino per tutto il film, sbattendo le poltrone, facendo cadere le cose. Lei zitto, no signor, che zitto, non devi portare al cinema, almeno no a vedere questi film, o portarsi a vedere i miei contro te. Oppure sarà stata colpa delle simpaticissime signore al mio fianco che puntualmente hanno commentato ad alta voce ogni scena. Oh, che carino il bambino, sì, è proprio così. Ah, beh, certo, ma siamo nel salotto di casa vostra, oppure fate proprio parte dello spettacolo. Fatemi capire. Ma poi mi spiegate il senso dei posti numerati al cinema. Arrivo, entro, me voglio sedendo, cazzo voglio io, no, dove ha deciso la cassiera. Che poi se presentano sempre i vecchi a film iniziato, sala vuota, questa sarebbe il posto nostro, signora, sala è vuota, vado a parcheggiare da un'altra parte. Oh, che vedevo di, col massimo rispetto per tutti. Ma doveva capire prima o poi, mi dispiace. Che poi è un problema mio, lo so. È che mi è piaciuto talmente tanto che non mi è parso vedere un film. No, mi è parso vedere un video di un'ora e mezza di Casa Surace. Oh, l'ho detto che devo fare. Tornerò a lavorare al call center a Parigi. Che poi te pari, devo fare i video d'accesso. Vabbè, ci vediamo la settimana prossima, forse.